Ringrazio perché in lungo quest'anno di pandemia la trasmittente ci ha seguito e ha permesso dalla cattedrale e da altri posti di trasmettere in streaming le nostre funzioni religiose limitate per quanto riguarda la partecipazione del popolo. E quindi questa è stata un'occasione per poter allargare i confini e gli spazi della nostra cattedrale, della nostra chiesa e raggiungere chi vuole la città intera. Ecco, al di là di chi partecipa o si sente cristiano e aderente alla Chiesa Cattolica, i miei auguri vanno a tutti coloro che ascoltano, a tutti coloro che vedono l'emittente, a tutti i cittadini di Manfredonia, questa magnifica città che ha una storia antica, bella e meravigliosa, bella per quanto racconta e per quanto testimonia attraverso la bellezza fisica e architettonica dei suoi paesaggi e della sua gente. Ecco, vorrei augurare a tutti di riprendere speranza, di non lasciarsi prendere dallo scoraggiamento. È ormai più di un anno che viviamo una situazione pandemica che, se all'inizio ci aveva spaventato, adesso ci sembra opprimere e bloccare continuamente. Reagiamo e reagiamo insieme. Cerchiamo di trovare quello che c'è di positivo da questa situazione. Di positivo c'è senza dubbio il sentirci parte di una medesima collettività, di una medesima unità, di una medesima città e, per chi crede, della stessa Chiesa. È insieme che possiamo vincere, è insieme che ce la faremo. Il Signore risorto, che ha condiviso prima la croce e il peso della sofferenza, della malattia, dello scoraggiamento, del sangue versato, e a fianco di tutti, soprattutto di coloro che sono colpiti da situazioni di disagio, sia fisico per salute e malattia, sia di tipo sociale ed economico per il crescere delle situazioni di disagio, il rischio che colpisce il lavoro e le nostre attività di vario tipo economico. Ecco, però è con noi, non disperiamo, insieme ce la faremo e ce la possiamo fare. La risurrezione è il segno di primavera, dopo un inverno anche lungo, triste e freddo, riprende a fiorire la vita e di sicuro riprenderà e sta già riprendendo. Invito tutti a cercare i segni positivi, i segni belli di questa ripresa già presente e che ci porterà fuori dalla pandemia. Che ci veda e ci trovi poi di sicuro più uniti, più solidali, più capaci di fare città e fare chiesa tra di noi. Una città che sarà più degna della nostra storia e del nostro passato, delle nostre meravigliose tradizioni, ed una chiesa che sarà più pulita, più bella e più secondo il Vangelo. È l'augurio che faccio a tutti e ad ognuno. Buona Pasqua, buona Pasqua.